e penso a quello che ho vissuto, a quello che vivrò, a quello che sto vivendo adesso. Perché nelle infinite semplificazioni con cui crediamo di metterci in salvo e dentro cui invece ci perdiamo, c'è una cosa, una soltanto, che non può venirci dietro, che non possiamo ingannare. Questa cosa è il tempo, che è qualcosa di pochissimo se siamo felici, è qualcosa di tantissimo se siamo disperati. Comunque, sta lì. A me più volte durante le presentazioni, soprattutto di questo libro, devo dire, mi è stato chiesto, ma l'audiolibro è possibile trovarlo? Quindi io sono molto contenta di poter dire sì, perché molti lettori sono arrivati ai miei libri proprio attraverso la radio. E poi per quanto riguarda la voce, io lo dico sempre, quando insegno alle scuole di scrittura o quando dei ragazzi giovani mi chiedono cosa posso fare perché un mio libro venga pubblicato, io voglio fare lo scrittore, e io rispondo sempre, devi scrivere qualcosa che abbia una voce, cioè io mi fido dei libri uguali solo a loro stessi, cioè a me non interessa quello per cui ricordo un libro, anche se magari ha 100 pagine in più, ne ha 5 in meno, ne ha una sbagliata, a me interessa proprio la voce dell'autore. Quindi io penso che l'esperimento dell'audiolibro dia la possibilità di esistere a quello che più mi interessa, cioè dia la possibilità proprio alla voce dell'autore di farsi sentire. Quindi io devo dire che mentre leggevo, ogni tanto mi sono accorta, ho detto mamma mia, qui che inflessione romana, qui che inflessione molisana, poi sono molto severa con me stessa, però mettendomi dall'altra parte, quando io li ascolto gli audiolibri, quelle inflessioni lì, quelle storture, quelle piccole sporcizie, mi fanno amare ancora di più quello che sto ascoltando, come quando leggo, se c'è qualcosa che non torna, me lo fa amare ancora di più. Poi questo, io diciamo, anche le persone, amo quelle con qualcosa che non torna del tutto. Abbiamo l'occasione di farci quello che ci pare con la maggior parte di quei 10 minuti, ma ci sono momenti in cui non riusciamo proprio a coglierla, l'occasione. Ci sono momenti in cui, anzi, ci pare una disdetta. Quei momenti sono bugie. Io nella mia vita ho usato tanto la mia voce, perché ho fatto tanti anni di radio, ho lavorato prima 5-6 anni a Radio 24, poi altri 5 a Radio 2, e quindi non credevo che mi toccasse così profondamente usare la mia voce per leggere un mio libro, e invece no, cambia tutto. Ecco che la mia voce diventa strumento di quello che mi riguarda di più, che è quello che scrivo. E ogni tanto però c'è pure dell'imbarazzo, nel senso che ogni tanto sentendole ad alta voce certe pagine, certi passaggi, dici ma forse l'avrei scritti in un modo diverso. Infatti ogni tanto mi è venuto automaticamente anche di fare piccole correzioni. Le va di fare un gioco? Per un mese, a partire da subito, per 10 minuti al giorno, faccia una cosa che non ha mai fatto, cioè una cosa qualunque. Basta che non l'abbia mai fatta in 35 anni, no, quasi 36, quasi 36. Una cosa qualunque, nuova, per un mese. Sì, per 10 minuti, per 10 minuti. Ma dottoressa, è sicura che funzioni? Dipende da lei. I giochi sono per persone serie. Se decide di cominciare il percorso, però, non deve saltare nemmeno un giorno. E poi? Poi che? Alla fine che cosa si vince? Riavrò indietro la mia vita? Ne riparliamo fra un mese, Chiara. Intanto giochi, si impegni e non bari, mi raccomando. È un libro che prima di scrivere ho vissuto, nel senso che io in un periodo particolare della mia vita, a un certo punto ho cominciato a giocare ai 10 minuti. Su suggerimento nella realtà di una mia amica psicanalista, invece nel libro La trasfigurazione letteraria è la psicanalista della protagonista. Quindi io prima di tutto questa esperienza l'ho vissuta, e mentre giocavo, cioè mentre ogni giorno mi impegnavo a fare per 10 minuti qualcosa che non avevo mai fatto prima, mi sono accorta che il libro che avrei dovuto scrivere poteva essere solo quello, si stava già scrivendo da solo.
Io di solito ho sempre scritto perché la realtà non mi basta, io scrivo perché la realtà non manca alla realtà quel principio poetico di cui invece io ho bisogno e che poi trovo nei libri che leggo e che scrivo. Quindi improvvisamente invece nei miei giorni c'era un principio poetico dato da questo gioco di ispirazione steineriana di fare per un mese ogni giorno per 10 minuti qualcosa di mai fatto prima. Quindi prima di tutto l'ho vissuta l'esperienza dei 10 minuti, poi l'ho trasfigurata ed è diventata un libro. Adesso mi ritrovo quindi a leggere qualcosa, cioè come anche rivivere l'esperienza dei 10 minuti, perché molti dei personaggi, penso soprattutto a Gian Pietro che è il Sancho Panza della Don Quixote, protagonista dei 10 minuti, o Ato, il ragazzo, insomma, il ragazzo rifugiato politico con cui la protagonista di 10 minuti si ritroverà, insomma, a fare una grande rivoluzione, insomma, che durerà molto più di 10 minuti. Questi personaggi sono ispirati quasi tutti, loro due, senza dubbio, a persone che esistono davvero. Quindi nel leggere a me viene istintivo rifare la voce delle persone che esistono davvero ancora prima che capire che voce potrebbe avere il personaggio, perché non può avere che quella voce che già ha. Quindi insomma è qualcosa di molto psicanalitico, ecco, è stato qualcosa di molto psicanalitico, una specie di carpiato, perché io nella mia vita da sempre scrivere mi aiuta a capire che cosa sto vivendo, e, perché altrimenti di solito non lo capisco. I miei libri mi... Io quando scrivo non ho mai delle verità, anzi mi pongo delle domande e quindi metto dell'urgenza nelle mie pagine. È un'urgenza che la pagina nel momento in cui viene letta reclama da chi la sta leggendo e quindi in questo momento la reclama da me. E, ecco, avrò bisogno di tornare dalla dottoressa T quando finisco questa registrazione, diciamo, c'è bisogno.